Siamo qui in sala stampa del Palamangano per commentare la gara valevole per la nona giornata del campionato di Serie 2 Old Wild West. Nel girone rosso si sono affrontate al Palamangano di Scafati i padroni di casa della Givova Scafati e gli ospiti della Risto Pro Fabriano. E proprio per un commento su questa partita abbiamo qui con noi il coach ospite Panza, a cui ovviamente va la prima domanda, un commento generale su quella che è stato l'andamento della partita. No, sono onestamente orgoglioso della partita che ha fatto la squadra. Il risultato è, penso di non bestemmiare se dico che è palesemente bugiardo per quella che è stata la partita. Siamo stati, secondo me, molto bravi perché avevamo chiesto ai ragazzi un extra sforzo importante, avevamo scelto di cambiare sulle situazioni di pick and roll, onestamente di rischiare qualcosa sul tiro dei lunghi di Scafati, il che ci esponeva però a diverse cose pericolose, come per esempio rimbalzi offensivi. Invece siamo stati molto bravi. Scafati in questo ha perso un po' di ritmo, un po' di sicurezze, per cui sono veramente orgoglioso della partita che hanno fatto i ragazzi. Dispiace chiaramente per il risultato, dispiace per questo scarto che è assolutamente bugiardo. Credo che vadano fatti davvero i complimenti a Scafati, perché non ha mai perso la bussola anche nei due o tre momenti in cui noi abbiamo anche messo dei parziali abbastanza importanti per rientrare e girare la partita, per cui complimenti a Scafati. Altrettanto non lo faccio mai, ma penso che Scafati sia abbastanza forte, come sta dimostrando sul campo, per tenere da sola anche nei momenti di difficoltà, senza necessariamente aver bisogno un fischio in ogni momento chiave. Scafati questa partita l'avrebbe vinta comunque, perché è prima in classifica, è una squadra forte, ben allenata, storica, eccetera. Non c'era bisogno di questo, e ripeto, sono assolutamente orgoglioso di quello che hanno fatto oggi, ragazzi. Coach, condividiamo sicuramente il fatto che la tua squadra non ha mai mollato, ha giocato veramente a testa alta dall'inizio alla fine. Forse è stata penalizzata, se lo possiamo dire, alla fine per un po' di eccesso di nervosismo. No, il nervosismo è stato creato. La nostra è una squadra che, se devo trovare il più grosso limite della nostra squadra, è proprio caratteriale. Non si sono mai viste le scene di nervosismo, che poi peraltro tra uomini, no? Quindi non si è mai trasceso. Il motivo per cui si è generato il nervosismo è perché c'era una squadra molto forte in campo che giocava la sua pallacanestro, una squadra che sta facendo di tutto per uscire dal momento di difficoltà, che sta provando a giocare una pallacanestro un po' dura. Bisogna essere in grado, nel secondo campionato nazionale, di gestire queste situazioni. Allora, quando si crea del nervosismo così plateale, ma non solo da parte nostra, perché voglio dire, Joseph Mobio credo sia il ragazzo più bravo della terra, è impazzito, Valerio Cucci è il ragazzo più bravo della terra, è impazzito anche lui. Allora, evidentemente, penso che ci sia qualcosa su cui riflettere, e non devono farlo le due squadre. Ripeto, risultato, la vittoria di Scafati è assolutamente giusta, lo scarto assolutamente no. Dispiace, perché questa era una partita maschia, fisica, giocata tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Bastava lasciare andare la partita, penso che Scafati avrebbe vinto lo stesso, ma saremmo andati a casa tutti un po' più sereni. E invece bisogna per forza intervenire su delle cose che non hanno alcun senso, come il fallo antisportivo fischiato a Santiangeli sul tiro di Cucci, o come, che poi fa ridere, il fallo fischiato antisportivo a Re negli ultimi 17 secondi. Ecco, ma ribadisco, il risultato è legittimo e non ha inciso sulla partita. Rispondevo alla tua domanda sul nervosismo. Ecco, ripeto, sul nervosismo, secondo me, ogni tanto, se si lasciassero andare le partite senza per forza dover intervenire, penso che 20 uomini in campo se la risolverebbero tra di loro senza aver bisogno di niente. Grazie, coach, in bocca al lupo. Grazie a voi.